presidente di Trentino Volley, Bruno Dalè. Bentornato Bruno, grazie di essere con noi. Grazie Gabri, buona giornata a tutti. Grazie anche a Francesco Segala naturalmente. Buongiorno. Allora, dicevamo all'inizio del programma che la Coppa dei Campioni è lì, bella, nella nuova sede di Trentino Volley, però il giorno dopo, ma anche giorni prima di averla conquistata, si stava già lavorando per la nuova stagione che, ridendo e scherzando, è qui che arriva, Bruno. Sì Gabri, come ho detto durante la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, la data di partenza della campagna abbonamenti segna ormai abitualmente lo spartiacque tra la vecchia stagione, che magari sarà conclusa già molto prima, e l'inizio della nuova. È sempre una data importante proprio perché dà un segnale a tutti i nostri tifosi che si comincia a parlare della stagione successiva e che quell'andata è archiviata. È vero che la passione ha un costo, mi viene da dire, però la passione per il nostro sport, devo dire che il Trentino Volley è sempre molto attenta, perché confrontando i prezzi non mi sembra che ci sono variazioni di rilievo. No, abbiamo fatto forse anzi anche al ribasso, ecco. Appunto, sottolineiamo questa sì, cosa. Sì, direi che valga la pena sottolinearla, perché il momento in cui i prezzi subiscono delle impennate per qualsiasi tipo di prodotto o di genere alimentare o altro che sia, noi quest'anno abbiamo fatto la scelta di non alzare i prezzi di nessun settore, e abbiamo invece applicato delle tariffe molto molto particolari, quasi minime, per quanto riguarda il settore di curva, che volendo iscriversi alla curva Gislimberti con 100 euro si possono vedere tutte le partite. Anche non volendo iscriversi alla curva Gislimberti con 150 euro sempre in curva si vedono tutte le partite, perché l'altra novità di quest'anno è che non abbiamo le due formule di abbonamento. Quest'anno c'è solo la formula full. Quindi la persona che acquista l'abbonamento, proprio perché non abbiamo aumentato i prezzi e li abbiamo ridotti, abbiamo tenuto unica categoria. E peraltro ci sarà un restyling del palazzetto di tutto rispetto, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma anche è stato tutto rifatto, le sedie di cioè è tutto un altro stile, vero Franz? Chiedo. Sì, ci sono seggiolini colorati, ma stiamo parlando del settore gradinata, quindi sostanzialmente il primo anello, non quello che arriva direttamente al parterre, al campo. Seggiolini nuovi colorati per fare un effetto scenico ancora più interessante quando il palazzetto sarà vuoto. Però speriamo, siccome il palazzetto è spesso pieno, non se ne accorgerà nessuno. Però è uno degli investimenti che è stato fatto. Poi ci sarà un'altra grande novità, e abbiamo l'ASIS, il comune di Trento tramite ASIS ha sostanzialmente tagliato il legno del parquet, e oggi abbiamo parquet solo fino ai bordi del limite dell'area libera del basket. Da lì in poi, quindi sotto le tribune, non c'è più legno che si rovinava, si sporcava. È stato fatto un massetto di cemento che sicuramente renderà più agevole lo spostamento delle tribune e anche la movimentazione delle persone. E l'altra grande novità che ti interessa in maniera particolare, sì, Gabriele, è che dopo anni di discorsi, di chiacchiere, di tentativi, il comune ha investito veramente tantissimo per il rifacimento dell'audio. Dell'impianto audio, quindi insomma ci sentirà tutto bene, tutte quello che le cose, sì, che Franz mi scrive da leggere alle partite. Sì, questo ce lo auguriamo davvero, andremo a provarlo, a testarlo appena i lavori saranno finiti. Per rendere più insonorizzato il palazzo verranno poste dei tendaggi adatti, particolari, per quel tipo di materiale fonoassorbente, e quindi anche tutte le vetrate del palazzo praticamente non si vedranno, riflettono il suono, e quindi grandi e belle novità per accogliere la nostra gente. E quindi prepara la voce. Sì, ma fortunatamente quella. Invece parliamo della nuova sede della Trentino Volley, perché magari non tutti sanno che per fare l'abbonamento ci sono vari modi, anche penso a distanza si può fare online, vero Franz? Sì. Completo trentinovolley.it/abbonamenti. Lì perfetto. Si trovano tutte le informazioni. Oppure si può andare a fare un giro nei nuovi uffici che si trovano esattamente nella cittadella del Poli. Costruita recentemente, e da poco vi siete trasferiti. Esatto, sì, dal primo luglio, anche se non ufficialmente, però di fatto avevamo messo quella deadline come... Però ricordate che c'è una settimana, se non sbaglio, in cui gli uffici sono chiusi.
perché tocca anche voi prendere un po' di respiro. Sì, ci fermiamo nella settimana del Ferragosto. Del Ferragosto, insomma, come tante sì, persone. Ecco, quindi invito le persone, sì, a venire a trovarci un po', perché la sede è davvero molto bella, è nuova, è accogliente, è al primo piano della cittadella Poli, praticamente sopra gli uffici e gli sportelli della Sparkasse e del ristorante, per capirci. Vale veramente la pena, è stato uno sforzo importante, perché comunque è un investimento importante, però siamo in un contesto molto giovane, molto fresco, molto, molto nuovo, con tanta gente, c'è il parco giochi per i bimbi sotto, questi migliaia di metri di poli di supermercato, con bar, con bello, ci ha dato stimolo, ci ha dato forza. Quindi speriamo che i nostri tifosi si seguano e gradiscano anche questo cambiamento. Bruno, tu sei un dirigente di lungo corso, insomma, ne hai viste tante nella tua carriera, anni in cui hai vinto molto, anni in cui non hai vinto, anni che hai vinto qualcosa. E ogni anno cos'è che differenzia dall'anno precedente? Cos'è che stimola una nuova avventura? Per quanto ti riguarda, è proprio come Bruno, questo, della Presidente. Questa è una domanda trabocchetto, perché no, tu lo sai che io vado in giro dicendo che sono stanco, che sono stufo e che ne ho piene tutto quello che posso tutto avere quello pieno. Che si può riempire. E non cambio idea su quella che è la mia condizione psicomentale, psicofisica. Però è proprio perché quando si riparte ogni anno noi ripartiamo da zero, è veramente incredibile. Ogni tanto ne parlo anche con le aziende sponsor e dico a loro: un'azienda ha continuità, non è che il 31 dicembre ti cambia, esatto, la vita e il 1 gennaio cambia, magari hanno già portafoglio ordini, hanno già è vero. Lavoro. E noi ogni 30 giugno finisce una stagione, arriva gente nuova, molte volte arrivano tecnici nuovi, arrivano giocatori nuovi, pochi o tanti, e quindi cambia molto da una stagione all'altra. Però certo che ogni anno, facendo sport, la parte agonistica è poi quella che ti dà la grande forza, il grande stimolo, la voglia di fare la prima partita, di vedere come andrà, se il giocatore nuovo si inserisce, non si inserisce. Per cui ogni anno è un anno diverso, un anno nuovo, però gli stimoli, quelli sportivi, quelli della passione, della professionalità, e pensando sempre che quello che facciamo lo facciamo per la nostra gente, è quello che ti dà poi la voglia e la forza di ricominciare tutte le stagioni. Io sono molto contento di sentirti dire questo, perché in effetti spaventi un po' quando vanno via fine stagione, che insomma siamo tutti un po' provati, voi più naturalmente perché siete al 100% dentro questa avventura, però poi basta un attimo di ossigeno, basta una novità. Quest'anno, parlando di squadra, gli innesti sono pochissimi, soprattutto in panchina, per i titolari ce n'è soltanto uno, se ben ho capito, giusto Franz? Esatto, Flavio. Vuol dire che una squadra per la maschile, parliamo delle ragazze, vuol dire che la squadra è già stata ben, come posso dire, imbastita in passato, cioè che è bastato proprio un piccolo tassello, piccolo già da diversi anni, perché di fatto il nucleo storico, che se vogliamo, è rappresentato da Micheletto, la via Sbertoli, sono già diversi anni che sono con noi. Poi ci abbiamo aggiunto Laurenzano, Cozzamerni, insomma è diventata una squadra sempre più strutturata, ed è giusto, visto anche i risultati, che vada avanti così. Però, come diceva Bruno, il bello e forse anche il brutto di ogni stagione è che di fatto alla stagione successiva puoi aver vinto tutto o niente, ma vai sempre alla ricerca, è un punto di domanda, vai alla ricerca di conferme se hai vinto o di nuovi risultati se non li hai ottenuti, e magari di riscatto. Quindi adesso noi non sappiamo dirti cosa riuscirà a fare Trento, abbiamo delle buone speranze, però il campo le deve confermare. Bruno, in conferenza stampa ha fatto molto pensare a tutti quanti quando hai detto: abbiamo dato alla nazionale 4 atleti in perfette condizioni, vediamo di ricambiare lo stesso favore, cioè che ce li riportino. Quello è sempre un'incognita. È un'incognita di queste importanti, di tutte queste stagioni molto complesse internazionali, queste stagioni che sono davvero ricche di tantissimi appuntamenti. Però ad oggi, quando li abbiamo salutati per la partenza, anche ieri l'altro, stavano bene. Ci auguriamo che rimangano tali, e l'altro augurio che faccio a loro, a tutta la pallavolo italiana e anche a noi in maniera indiretta, è quella di portare a casa
Il benedetto o maledetto oro che non abbiamo mai conquistato. Questo darebbe alla nostra squadra, alla nostra società e a questi ragazzi che sono ancora molto giovani un ulteriore accrescimento da un punto di vista professionale, morale, e quindi sarebbe davvero molto importante. Affare piuttosto complicato, perché alle Olimpiadi ci sono 12 squadre e squadre materasso ce ne sono forse due, le altre sono tutte da battere. Però insomma i ragazzi ci sono. Ne parlavo anche con domenica quando siamo andati al Big Camp con Alessandro Micheletto, che in realtà per come è fatta la formula del torneo olimpico in questa edizione degli Olimpiadi servono solo 6 partite. Cioè tu in 6 partite puoi vincere l'oro, però dall'altra parte giocando solo 6 partite vuol dire che hai un margine d'errore molto meno ampio. Chiaro. Se sbagli per esempio la partita con il Brasile, che è quella inaugurale sabato alle ore 13, poi siamo in un girone che prevede anche Polonia ed Egitto, che potrebbe essere la squadra più debole, ma che in realtà è sempre stata una buona squadra. Quindi di fatto il margine di errore è... Allora, siccome non abbiamo parlato delle ragazze e trovo giustissimo dedicarci loro, chiediamo al Presidente di fermarsi ancora un po'. Sentiamo le indicazioni sono venuto per questo. Qua apposta naturalmente. E poi ancora col nostro Presidente, Bruno Dre. Con noi sempre ospite il presidente di Trentino Volley, Bruno Dalecon, naturalmente Francesco Segala, detto stampa. Sai, non diciamo mai che sei l'addetto stampa, ogni tanto non si usa più. Non si usa più? Responsabile area comunicazione. Se posso essere responsabile di qualcosa, perché ho già visto Bruno. No. Hai visto che faccia faccia? Sì, no, ma c'è scritto. Il problema questo è che sto anche registrando, quindi quando lo pubblicherò su YouTube si vedrà quasi questa parte la taglio. La faccia è meravigliosa. Nell'organigramma che diamo anche in Lega c'è scritto questo. Ah, proprio, complimenti per la rielezione, questo non abbiamo detto furor di popolo. Hanno eletto te, Franz? No. Hanno eletto me? No, hanno eletto Bruno, per cui c'è molto molto contenti per lui. Allora, parliamo anche un attimo delle ragazze, perché tornano a giocare a Sambapolis. Ricordiamo, quest'anno la stagione è la A2, non per questo non è scevra di bei momenti, di grande pallavolo, di emozioni. Altra squadra, un importantissimo allenatore che ha scelto di sposare la causa di Trentino Volley, perché non era scontato che un allenatore, credo che sia il più vincente con la nazionale femminile a oggi, credo, vero Franz? Sulla femminile non sono proprio così ferrato, sì. Però sì. Credo di aver letto qualche parte che è l'allenatore vincente della nazionale. Sì, numero di medaglie probabilmente sì. Tre scudetti anche, giusto, con i club? Ah, se stiamo parlando di club? No, anche con i club. Sì. Per cui non è proprio quello arrivato con il fiume in piena. E ha sposato il progetto Trentino Volley, Bruno, e questo ci dà molta... molta gioia, no? Molta soddisfazione. Sì, questo era l'accordo che avevamo preso con Davide Mazzanti quando è arrivato a metà stagione, inoltrata, quando sapevamo tutti che salvare questa squadra dalla Serie A sarebbe stato più che un miracolo. E assieme abbiamo creato un percorso, un progetto che passa tramite lui e che passa tramite lui indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Sapevamo che molto probabilmente sarebbe stata la A2. Adesso assieme a lui ripartiamo da questa A2 con una squadra molto giovane, competitiva, e ci piacerebbe rientrare in A1, non vogliamo che sia un'ossessione, anche perché questa volta quando torneremo in A1 vorrei arrivarci preparato. Certo. Sotto tutti i punti di vista, preparato. Certo. Che è la parola d'ordine, mi sembra, della Trentino Volley, la preparazione a quello che gli aspetta. Gli obiettivi quest'anno sono diversi, anche per i maschi, torniamo un attimo, c'è la CEV, perché c'è una regola, secondo me, scritta veramente sulla carta igienica, che non vede una squadra campione di Champions non poter partecipare alla stessa manifestazione. Io personalmente, da ignorante, la trovo abbastanza brutta come regolamento, insomma, sinceramente. Cioè, non poterla difendere è un peccato, davvero. Insomma, non. Però da un certo punto di vista dobbiamo essere anche onesti. L'anno scorso in Champions League non c'era Perugia, proprio per la stessa regola che ci ha impedito. E quindi inevitabilmente vale per tutti, certo, è stato il nostro cammino, non so se sia stato più agevole o meno, comunque non avere un avversario come Perugia. Quest'anno questa regola ha colpito noi e vorrà dire che proveremo a vincere la CEV. Eh sì,
che tra l'altro non è mai stata la manifestazione semplicissima per noi. Mi ricordo due golden set in finali sfortunati. Se vai più vicino al microfono te lo devo dire io, perché sennò non ti sento. È la prima volta che trasmetto radio. Lo so, per quello che, te lo dico. Bruno, insomma, siamo, ecco, manca poco all'informazione. Adesso c'è, ripetiamo ancora, gli uffici sono chiusi per la settimana di Ferragosto, per chi volesse, però la campagna abbonamenti è partita ed è importante confermare, anche perché entro il 30 di agosto c'è la prelazione sugli abbonamenti già fatti, che è importante. E portate qualcuno, portate un amico, portate uno che non ha mai visto una partita. Io sono convinto che dopo aver visto una partita di maschi o anche delle ragazze a Sambapolis, tra l'altro chi fa l'abbonamento ai maschi ha un prezzo di abbonamento alle donne che è simbolico, mi viene da dire, praticamente quasi. Sì, cioè è proprio una roba che è quasi regalata. E poi mi viene da dire, non siete convinti? Accendete la TV e guardate le Olimpiadi, dove ci sono ben 6 giocatori di Trentino Volley impegnati, e sono sicuro 6 giocatori di Trentino Volley è il record storico di Trentino Volley. Sono andato a vedere, non sono di Trentino Volley, provengono da Trentino Volley. Ah, sei in tutta, sei in della tutta nuova rosa, della nuova rosa, in tutte le nazionali. Sì, sì, sì. Ah, sei no, della no, nuova rosa, no, perché ce ne sono 6 anche in quella italiana, se consideriamo Galassi e Zannelli, che certo, sono nati qui e sono cresciuti e da assieme noi. Ad Alessandro sono 3, vuol dire che noi abbiamo nella nazionale italiana 3 giocatori provenienti dai settori giovanili della Trentino Volley, che sono importantissimi, sono proprio, e alcune squadre non hanno ancora capito, invece tanto per darci un tono, se ecco, i tifosi hanno bisogno di un promemoria per l'abbonamento, per ricordarsi che c'è Trentino Volley, guardino le Olimpiadi, perché non avranno altro che appigli per ricordare Trentino. Poi, essendo tutti ormai tecnologici, io consiglio anche l'app di Trentino Volley, che devo dire è molto esaustiva, molto, ti piace? Molto immediata. Se hai dei dubbi vai su e ti trovi quello che devi trovare, praticamente. La stagione, non l'abbiamo detto, inizia il 6 ottobre per la femminile, per i maschi il 21 settembre con la Final Four di Supercoppa. Però giustamente, per iniziare così presto, serve iniziare anche la preparazione prestissimo. 1 agosto i maschi e il 2 agosto, il giorno dopo, le ragazze. Contrariamente a quanto succede di solito, la prima parte di preparazione non sarà al Palatrento, perché ci sono dei lavori in corso, ma si terrà a Sambapolis. Comunque su trentinovolley.it troverete, se volete venire a vedere qualche allenamento, non sapete cosa fare il giorno prima di Ferragosto si può venire tranquillamente. Grazie di cuore a Bruno Dore, che è sempre il nostro graditissimo ospite, come si diceva nei ristoranti di una volta, nostro graditissimo ospite. Grazie a Francesco Segala, naturalmente, per tutto il lavoro, anche perché lo aspetta per la stagione. Noi restiamo attaccati con le notizie di Trentino Volley. Se avete informazioni, chiedete, voi scrivete qua. Ma qualche. Ti porto qualcuno anche ad agosto. Ah sì? Visto che sono qua, approfittiamo. Noi siamo qua. Io non vado da nessuna parte, per cui siamo qua. Grazie Bruno, grazie Franz. Ciao. Grazie a tutti.